Un cordiale buongiorno, un benvenuto a tutti i nostri telespettatori. Apriamo questa edizione in diretta del nostro telegiornale con un'ampia pagina politica. Infatti, il giorno dopo la decisione di accorpare la provincia di Biella con quella del quadrante orientale, scoppia la polemica politica. Il sindaco di Biella del PDL attacca la Lega Nord. È prevalso un gioco politico a scapito del bene del territorio. L'intervista di Mattia Ferrero. Il CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, ieri ha votato per il quadrante del Piemonte orientale. Infatti l'organo istituzionale è stato chiamato per decidere sul futuro della riorganizzazione delle province. Per quanto riguarda quella biellese, sul tavolo vi erano due ipotesi, Biella-Vercelli oppure Biella con il quadrante, Biella-Vercelli-Novara, Verbano-Cusio-Ossola. Con noi abbiamo il sindaco di Biella, Dino Gentile, il giorno dopo, sindaco del PDL che ha in questi mesi ha caldeggiato l'opzione per Biella e Vercelli, stringendo addirittura un patto col sindaco della provincia Risicola. È amareggiato ora che si è deciso per il quadrante orientale, che futuro si prospetterà per il nostro territorio? La provincia di Biella e la provincia di Vercelli avevano i numeri per poter stare insieme, non solo. Grazie al buon lavoro fatto con il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, avevamo suddiviso in maniera assolutamente equa gli uffici e i servizi pubblici per i nostri cittadini. L'accordo era pronto, è stato depositato. Qui c'è stato un colpo di mano politico ai danni della nostra gente che, attenzione, si è espressa attraverso i propri consigli comunali nel biellese e nel vercellese con 93 consigli comunali che si sono pronunciati per l'unione Biella-Vercelli, rappresentativi circa del 70% dell'intera popolazione biellese e vercellese. Un colpo di mano quindi contro la democrazia, contro la legittima possibilità di autodeterminare il proprio destino, ciò che tra l'altro chiede la Costituzione. La Costituzione prevede che nel caso in cui si tocchi l'architettura istituzionale dello Stato, anche per due piccoli comuni, si debba ricorrere al referendum. Ecco, ora i rapporti tra PDL e Lega Nord qua nel biellese saranno sempre più brutti, insomma. Guardi, io faccio il sindaco e lascio al PDL fare le sue considerazioni. Certamente l'onorevole Simonetti ha una gravissima responsabilità in questo progetto deleterio che secondo la sua visione porterebbe a Biella tante nuove nascite, un aumento demografico, uno sviluppo economico perché ci attacchiamo a Novara, o addirittura il fatto di poter contare di più in Europa. Assolutamente no, noi sappiamo soltanto che togliamo la possibilità ai nostri cittadini di accedere ad uffici che erano qua a casa nostra. Ecco, un'ultima domanda, sindaco Gentile, secondo lei, ecco, sotto questa delicata partita per il futuro del nostro territorio, ci sono retroscena politici? Ma sicuramente sì, guardi, sotto c'è di tutto e di più. Sicuramente ci sono anche forme di vassallaggio, di consegna del feudo al proprio vassallo per avere anche conferme politiche a diversi livelli. Questo vale per Biella, vale per Torino, vale per tanti ambiti territoriali, vale per Verbania, dove sicuramente certe operazioni passano anche per le mire di alcune persone che intendono in questo modo apparire, come dire, fedeli ai propri organi di partito e quindi di conseguenza apparire come persone di fiducia. E ora sentiamo l'analisi di Vittorio Barazzotto, ex sindaco di Biella ed esponente del PD. Continuano i commenti politici riguardo alla decisione ieri del CAL, che ha optato per il quadrante del Piemonte orientale. Con noi abbiamo Vittorio Barazzotto, ex sindaco di Biella, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Biella. Ecco, Barazzotto, io le chiedo un'analisi politica proprio all'interno del suo partito. Ieri durante il CAL molti esponenti del Partito Democratico hanno votato per il quadrante, non in linea con invece la politica del PD che ha optato per Vercelli. Come mai uno scollamento del genere? Ma guardi, io è da anni che lo vado dicendo, anche quando ero sindaco, e quello che ho sempre insistito, e anche in questi anni, è quello che il biellese, che conta pochissimo a livello regionale e purtroppo ha sempre contato poco a livello anche di rappresentanza parlamentare, ne abbiamo ancora un esempio ultimo, gli esempi ultimi, o
si fa veramente quadrate lobby, nel senso che siamo una provincia piccola e poco considerata dalla regione. Ricordo le grandi battaglie per l'ospedale che vanno sostenute tutt'oggi, se no non abbiamo alcuna garanzia che l'ospedale rimanga e possa essere rilanciato come giusto che sia, non in un'ottica biellese ma in una prospettiva piemontese. Venendo alle province, ne è la conferma. All'interno del PD biellese c'era una sintesi per sostenere non una soluzione ottimale, perché quella con Vercelli non è certo una soluzione ottimale, ma quella del quadrante rischia veramente di spegnerci. Questo significa una crisi non solo industriale, e questa ha anche delle responsabilità, ma soprattutto è una crisi congiunturale, ma vi è una vera crisi di rappresentanza politica a livello biellese che fa sì che le cose vadano purtroppo nel peggior dei modi. Essere inserito in un quadrante che cosa significa? Significa contare meno politicamente, avere meno servizi, non avremo la prefettura, non avremo probabilmente la questura, non avremo chissà gli altri servizi, i carabinieri. Significherà in sostanza avere meno servizi, meno sicurezza. Io mi domando se non è veramente giunto il limite che l'amministrazione, quella di Senetti, io non so che cosa abbia potuto fare, ma quella comunale giunga veramente al limite denunciando tutti i suoi limiti. E commenti anche fortemente critici giungono da esponenti di spicco del mondo politico. Sentiamoli nel nostro collegamento telefonico. 27 voti a favore, 4 contrari, e il Consiglio delle Autonomie Locali ha votato a proposta di accorpare Novara, Vercelli, Biella e VCO in un unico ente. Senatore della PDL, Gilberto Pichetto. La mia valutazione sul Biella Vercelli era solo di interesse, non era d'amore, ho già avuto modo di dirlo. Sì. Io dico che dividendo tra Biella e Vercelli mantenevamo dei posti di lavoro in più, mantenevamo un pezzo di economia. Questa è la scelta e il voto del Consiglio di Autonomie Locali, che peraltro è un consiglio che non rappresenta nessuno, perché se pensiamo che ce ne sono 7 di Verbania con 150.000 abitanti e 4 del Biellese, che ne ha 180.000, dice già che non è proporzionale a niente. Ma sotto l'aspetto politico? Non va a interferire sui programmi e sugli accordi politici. Quindi gli equilibri politici non vengono scossi? No, devo dire che è rammarica la dichiarazione del sindaco Corradino, che dice, che mi pare abbia detto, poi naturalmente io non c'ero e non l'ho ascoltato, che comunque le delibere dei comunelli non contano niente. Ma di delibere ai comunelli ce n'era per 100 fischi 1.000 abitanti. Roberto Simonetti, parlamentare di Lega Nord, presidente di questa provincia. Ho da sempre proposto la soluzione di Novara, Verbania, Vercelli e Biella assieme, però avendo avuto il mandato dal Consiglio provinciale di votare per il Biella Vercelli, io che sono una persona ligia alle istituzioni e che fa delle istituzioni anche il proprio faro, ha votato in conformità al Consiglio Provinciale, quindi ho votato a favore di Biella Vercelli, pur dicendo di non condividerne il merito e le finalità. Quindi chi critica la mia posizione sbaglia, perché io ho fatto esattamente quanto ho sempre detto e per il mandato che ho ricevuto. Ritiene che ci siano delle conseguenze politiche? Immagino che possono esserci, che è la proposta di Dino Gentile non ha riscosso il consenso necessario per essere maggioritario, il problema è suo, non è mio. Senatore Pichetto dice che questa situazione, questa soluzione metterà in crisi molti posti di lavoro. I posti di lavoro li mette in crisi la riforma che lui ha sostenuto e che di cui lui ne era relatore. Poteva accorgersene prima votando gli emendamenti che la Lega aveva proposto, e pertanto voglio dire, chi a causa del suo danno pianga se stesso. Consigliere regionale del PD, Wilmer Ronzani, qual è il suo pensiero? Due proposte, entrambe legittime, ma una aveva ottenuto un pronunciamento che era quello dei territori direttamente interessati. Il CAL aveva titolo per non prendere in considerazione questa proposta, soltanto se questa proposta non rispondeva ai requisiti previsti dalla legge. Ma siccome la proposta di fare la provincia di Biella e di Vercelli aveva i requisiti previsti dalla legge, io trovo inconcepibile e incomprensibile
che a decidere il futuro delle province piemontesi e segnatamente il futuro del destino della provincia di Biello di Vercelli, immaginando che avremo una provincia che abbia come capoluogo Novara, sia il presidente della provincia di Torino. Le divisioni interne alla provincia che realmente ci sono stati, ma anche divisione all'interno degli stessi partiti ci sono stati. Ciò sì. Che io contesto non è la legittimità di una posizione diversa da quella sì. Nostra. Ciò che io contesto è che si sia potuto prescindere totalmente da una proposta che era nata a Biella. Era legittimata ad essere. Il CAL avrebbe dovuto correttamente, questa è la mia opinione, o pronunciarsi e prendere atto che due territori, avendo i requisiti previsti dalla legge, avevano titolo per avanzare una candidatura, prendendone atto, oppure, nella peggiore delle ipotesi, prendendo atto che esistevano due proposte in campo, trasmetterle entrambe al Consiglio Provinciale Regionale. Siamo in presenza di un atto che invece, secondo me, compromette ulteriormente questa possibilità. Naturalmente io sosterrò in Consiglio Regionale gli argomenti dei biellesi, lo farò certo. Con molta convinzione, perché l'unica cosa di cui sono tranquillo è che io non ho retropensieri nel certo. Fare questa discussione. Non sono convinto che tutti possano dire la stessa cosa, perché vedi, io trovo singolare che a discutere del futuro della provincia di Biella intervenga, può farlo naturalmente, può farlo, ma fino a un certo punto, sia il presidente della provincia di Torino. E guardi che sto parlando di un presidente della provincia che è targato PD, tanto per essere chiaro, quindi certo. Non sto girando intorno alla questione, sto dicendo che se io fossi stato nei suoi panni avrei avuto il buon gusto non di fare ragionamenti fumosi e strumentali o di attribuirsi meriti che non hanno i presidenti delle province attuali, meno che meno il presidente della provincia di Torino, ma avrei correttamente manifestato il mio punto di vista, che potrebbe essere quello della provincia del Quadrante, e avrei però al tempo stesso, come presidente della provincia di Torino o come presidente di un'altra provincia, preso atto che c'era una proposta diversa da quella che Lupi aveva avanzato. Capisco le difficoltà e l'imbarazzo degli amministratori locali, è stato il commento del presidente della regione Roberto Cota. Al momento le province non hanno né le risorse né le elezioni dirette. In pratica sono morte e quindi c'è un problema di rappresentatività dei territori. E passiamo alla cronaca. Ieri sera un uomo di 49 anni, residente a Gaglianico con precedenti penali, è stato denunciato per danneggiamento gravato dai carabinieri di Biella. L'uomo è stato fermato in stato di ebbrezza in viale Maccalè a Biella e la sua auto è stata sequestrata. In preda all'ira, il 49enne, mentre tornava a casa a piedi, ha iniziato a rovesciare alcuni cassonetti dell'immondizia, alcuni vasi di fiori e ha danneggiato la cartellonistica di un noto distributore di carburante della zona. Ed è di nuovo dramma all'interno del carcere di Biella. Dopo il suicidio di qualche giorno fa di un detenuto, nel pomeriggio di ieri, per una tragica fatalità, è morto l'assistente capo Stefano Paba. È ancora sgomento all'interno del carcere di Biella, a seguito dell'improvvisa morte dell'assistente capo Stefano Paba, di 41 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, la morte è avvenuta per un incidente molto banale. In un momento di relax nella sua stanza all'interno del carcere ha acceso una sigaretta mentre si trovava a letto e si è addormentato. Il piumone si è incendiato portando l'uomo alla morte per asfissia. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori. C'è molto dolore nelle parole del direttore del carcere Antonella Giordano. L'assistente capo Paba era molto apprezzato e amato da tutti all'interno del carcere. Era un familiare perché viveva all'interno della struttura. Lascia un vuoto incolmabile all'interno di tutti noi. Oggi intanto è stata allestita la camera ardente. Diamoci a Sordevolo, che ha ottenuto 757.000 euro di fondi europei per far nascere il paradiso dei climber, il servizio di Beppe Carelli. Sorpresa gradita per il comune di Sordevolo per i 757.000 euro arrivati da Roma e destinati ai paesi di confine. Sordevolo si è aggiudicato il finanziamento poiché confina proprio con la Valle d'Aosta e il sindaco Riccardo Lunardon ha così deciso di destinarlo nella ristrutturazione della vecchia filatura Mulino Lova, dove nascerà un centro per l'arrampicata.
Sì, è una cifra importante, 770.000 euro sono tanti. A Biella comunque non solo Sordevolo ma altri paesi hanno potuto contare su questo contributo, un contributo un po' particolare perché va a premiare i paesi che confinano con le regioni autonome. Noi siamo, poco da dire, siamo fortunati, noi confiniamo con la Val d'Aosta su in montagna, perciò comunque va bene così, li prendiamo e siamo ben contenti che arrivino perché comunque sono soldi che a noi servono. Cosa farne? Ma noi avevamo da un po' che avevamo in testa comunque di andare a dare una definizione alla fabbrica, ex fabbrica Mulino Lova, una fabbrica dell'inizio 800, una fabbrica storica per il comune di Sordevolo ma anche per la Valle Elvo, una fabbrica dove ha comunque creato economia e che tanti dei nostri padri, dei nostri nonni sono andati a lavorare. Allora avevamo pensato a un progetto per la riqualificazione un pochettino diverso e vogliamo metterci una palestra di roccia e da lì abbiamo iniziato la progettazione. Questi soldi serviranno, la prima tranche, serviranno per andare a mettere in sicurezza lo stabile, andremo a renderlo con le normative che ci sono adesso, l'antisismica, andremo a fare tutti i lavori necessari per renderlo agibile e andremo a ripulire di tutte quelle parti che sono state costruite negli anni dopo per necessità che avevano l'attività ma che comunque non sono nel corpo storico della fabbrica. E poi, finito il primo intervento, andremo a vedere di riuscire a trovare i soldi per fare sta palestra, che sarà comunque un progetto innovativo per il Piemonte. In regione l'abbiamo già portato, ne sono entusiasti, perciò sono più che ottimista che anche lì i soldi arriveranno per concludere tutta l'operazione. Nel frattempo Sordevolo non si ferma, sabato e domenica abbiamo la Sagra della Polenta, un evento ormai che da anni Sordevolo propone. Inizieremo sabato alle 17 con la degustazione dei vini per poi arrivare alla distribuzione della polenta, ma non solo, polenta con tante cose, dal fricandò, che il fricandò è un piatto tipico sordevolese, al fritch, tanti bei piatti piemontesi e non solo, per poi avere verso le 9:30 così un spettacolo con un mago. È una sorpresa, venite su e vedrete che merita venire su. Domenica degustazione di vini, distribuzione di nuovo di piatti, poi al pomeriggio avremo l'elicottero, chi vorrà farsi un giro sulle nostre belle montagne lo potrà fare, e in allegria poi uno spettacolo per i bambini, in allegria tutti assieme. Speriamo che il tempo ci accompagni e vi aspetto tutti, Sordevolo continua a essere attivo e noi vogliamo continuare questo percorso di eventi per far conoscere il nostro territorio. E vediamo ora insieme quali saranno i principali eventi del fine settimana nella nostra provincia. Vediamo insieme quali saranno i principali appuntamenti del fine settimana biellese. Venerdì 5 ottobre 2012 a Biella, al Centro Servizi Volontariato in via Orfano Trofio 16, a partire dalle ore 18:30, incontro con Clarisse Mobso, autrice del libro La Trappola, l'odissea dell'emigrazione, il respingimento, la rinascita. Sempre venerdì a Biella, alla Fondazione Pistoletto, ci sarà l'inaugurazione della 15ª edizione di Arte al Centro di una Trasformazione Sociale Responsabile, che durerà fino al 30 dicembre. Al Santuario d'Europa, invece, alle 15:30, si terrà la presentazione degli atti del convegno internazionale Nigra Sum Culti, Santuari e Immagini delle Madonne Nere d'Europa. In serata al Cinema Verdi a Candelo, a partire dalle ore 21, ci sarà lo spettacolo teatrale Le Stagioni della Vita. A Cossato, invece, al Teatro Comunale, ci sarà il coro Noi Cantando, che presenterà Mezzotono, piccola orchestra italiana senza strumenti. Da Candelo a Occhiappo Inferiore, alla Chiscina San Clemente, inizierà la mostra fotografica collettiva dei soci del Circolo Fotografico Riflessi, un mese di fotografia a San Clemente, che durerà fino al 28 ottobre. Sabato 6 ottobre, invece, al Santuario di Graglia ci sarà la festa dei nonni, mentre a Pettinengo, a partire dalle 18:30, all'Auditorium di Villa Piazzo, si terrà la terza stagione di Aree d'Europa, concerto di musica classica. Spostiamoci a Ronco Biellese, dove sabato e domenica si terrà l'11ª edizione della Sagra del Pailet,
manifestazione legata alla ceramica che si propone di far rivivere il tempo in cui Ronco era conosciuta per la produzione di stoviglie in terracotta. Sempre sabato e domenica a Sagliano Micca si terrà la 28ª edizione della festa regionale della Toma d'Alpeggio. Torniamo in città, dove domenica al Museo del Territorio Biellese si terrà una busta da sogno. Nell'ambito della mostra L'Arte Amicizia, una serie di laboratori didattici creativi che attraverso l'utilizzo di tecniche grafiche diverse porta alla realizzazione di buste artistiche. A Biella, invece, al mattino ritrovo alle 9 in via dei Tigli per due carceri, corsa podistica non competitiva a scopo benefico. Invece a Castelletto Cervo, passeggiar pulendo, giornata ecologica per grandi e piccini, con passeggiate nel territorio di Castelletto Cervo. A Muzzano invece ci sarà la festa del ringraziamento, tradizionale ritrovo degli allevatori, al termine della stagione trascorsa in alpeggio. A Sostegno invece grande festa della mela, mostra delle mele raccolte nel frutteto storico e dei prodotti locali, con degustazione e vendita di prodotti in cui l'ingrediente principale è la mela. A Zubiena si terrà Vermogno e la Bessa, un evento inerente al territorio, una kermesse culturale, teatrale e gastronomica, con mercatino e convegni. Gran finale, invece, da non dimenticare, sabato e domenica Sordevole, con la tradizionale Sagra della Polenta. E questo è tutto, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio a tutti.